per fare chiarezza su quella che è la situazione della Clubhouse, la casetta situata nelle vicinanze del laghetto di Via Europa, l'aggiudicazione all'associazione Dreamliner e la consegna delle chiavi della casetta. Siamo a maggio, ci sono le elezioni, maggio 2012, quindi si passa dall'amministrazione Dottè all'amministrazione Checchi. Checchi, dopo il ballottaggio, si insedia il 22 di maggio. Il 23 di maggio viene emanata la determina di aggiudicazione definitiva della Clubhouse. Ora, questa determina viene emanata ma mai pubblicata, non è presente nell'albo pretorio. La determina è la 129. L'associazione Dreamliner tenta di comunicare con il comune per portare avanti quella che è la gestione della casetta. L'amministrazione dà inizio ad una procedura per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva. Trovarsi a lottare contro un'amministrazione è uno scontro tra Davide e Golia. Il sindaco ci dice di aspettare, che sono in corso delle verifiche, che sono in corso degli approfondimenti. Prendiamo, diciamo al sindaco, va bene, ha vinto lei, dateci, risarciteci quello che è giusto, senza far causa, siamo dei giovani, non costringete, risarciteci quello che è giusto. E il sindaco mi assicura, assolutamente, troveremo un modo, vi risarciremo, E invece dopo 2 mesi di silenzio ricevo una telefonata da parte di uno dei dirigenti che aveva seguito questa vicenda, che mi dice, guarda, c'è un problema, dovresti venire a riportarci le chiavi. Contestualmente, al momento in cui vi do le chiavi, voi ci ridate cortesemente la nostra cauzione di quasi 2000 euro, no? Perché attenzione, perché noi da 400 giorni a oggi abbiamo depositato una cauzione di quasi 2000 euro a corredo dell'offerta. La misura in cui noi decidiamo di fare un video denuncia. In questo video denuncia mettiamo le registrazioni dei nostri incontri con il sindaco, che sono l'unica traccia che noi abbiamo di quello che è successo. Perché in un anno di interscambio con il comune, noi abbiamo ricevuto dal comune 0 mail. 0 raccomandate, 0 lettere, 0 fax, 0. Per la Cassazione le registrazioni sono legali e incentivabili. Ammettiamo però che una corte neutra, terza, mi dia ragione. La faccia risarcire con i soldi, guardate bene, i soldi con i quali la nostra associazione verrà eventualmente risarcita. Non sono i suoi. Quali saranno? E se la Corte dei Conti la dovesse strigliare, dovesse emettere un provvedimento, dovesse dire che c'è qualcosa che non va, quali sono le conseguenze che lei tirerebbe? Mi ha risposto, no, nessuna. È una bella vita quella del sindaco.